Allora, questa sera avete sfoderato una prova eccellente al tiro, nonostante un Kras che ha cercato di rincorrervi nei momenti decisivi, soprattutto con i tiri da tre, avete chiuso la partita. Well, during the season we struggle a lot with our shots. We all the like from the beginning of the season we have good opportunities, but we couldn't really realize them. And now, like finally, we had a game that we had open shots and we made them. We have some really great players that are able to make even really tough shots. And now we were in a position with good open shots to take them, and we just used them. And I know it looked like we scored every time, like some unbelievable shots, but when you have some players that are like extraordinary, that for them it's like normal. Effettivamente durante tutta la stagione, sin dall'inizio fino ad ora, abbiamo avuto delle difficoltà rispetto alle realizzazioni da fuori, da tre. Abbiamo avuto in altre partite precedenti molte opportunità, ma purtroppo non siamo riusciti a realizzarle. Oggi invece è stata una di quelle partite in cui finalmente le cose sono cambiate e siamo riuscite a realizzare le opportunità che avevamo. Certe volte abbiamo avuto dei tiri liberi, delle ottime opportunità, e con giocatrici di questo tipo siamo riuscite ovviamente a trarne vantaggio. Altre volte, a dir la verità, ci sono state anche occasioni molto più difficili, impossibili, ma con giocatrici straordinarie come quelle nella nostra squadra, in realtà è andata bene anche così. Che tipo di cross è questo? What kind of team did you see? What's your opinion about the opponent team? They're for sure a great team, and especially when they play at home, we knew it will be a tough game because they have a crowd that is behind them and push them during the whole game. And we knew like all the games, either they won or they lost by really little difference. So we knew it will be a hard game, and all the game we were ahead of them, but they were like pressuring us, and it was really a tough game. They play good defense, they run a lot, they like, it's hard really to settle, to find your game against them. So for sure they have a good team, maybe even better than the like results are showing right now in the EuroLeague. Sapevamo che il Kras sarebbe stata un'ottima squadra, avevamo visto anche dai risultati precedenti che quando il Kras perde per pochi punti. Quindi ci aspettavamo una partita dura. Inoltre sapevamo che c'era un pubblico che supporta sempre la squadra e che continua a spingerle. Sono state delle giocatrici insomma brave oggi, anche perché nonostante la distanza o comunque sia fossimo state avanti, sono sempre state lì addosso con il fiato sul collo a darci pressione. Sapevamo quindi che sarebbe stata una partita difficile contro una grande squadra, e francamente penso che in realtà il Kras sia una squadra migliore di quello che purtroppo adesso per loro l'Eurolega sta dimostrando attraverso i risultati. Pensiamo al coach, la chiave che vi ha permesso di vincere stasera. What was your opinion? What was the key factor that allowed you to win tonight? I thought several things. We shot the ball incredibly from the three, first of all. I mean, that's incredible for us or anyone else, but I think specifically in the second half, we did a better job defensively. We held them 31 points in the second half, a lot better pick and roll defense on our rotations, and we have some really good offensive players, but we know in order to be successful at this level, we're going to have to rely on our defense, and I thought that was a difference. Ci sono state diverse cose che in realtà hanno funzionato molto bene stasera. Sicuramente per queste c'è la realizzazione dei tiri da tre punti, che è stata incredibile anche per noi. Però credo che fra le altre cose spicchi durante il secondo tempo la nostra difesa. Siamo riusciti a mantenere la squadra di casa a solamente 31 punti durante il secondo tempo. Abbiamo avuto quindi una difesa più forte, delle ottime rotazioni, anche un'ottima difesa sui pick and roll, però sicuramente abbiamo avuto questa difesa più aggressiva che ci ha permesso di andare avanti, perché ovviamente con delle giocatrici straordinarie come quelle che abbiamo in squadra l'attacco non è un problema, ma comunque non è sufficiente se non c'è dietro un'ottima difesa.
lei cosa prevede per il girone? Cioè, secondo lei ha già le idee chiare, quali sono le squadre che potrebbero andare passare avanti il turno? What's your expectation about the group that we play in? Which ones do you think are the teams that are going to go ahead? My expectations. Wow, always expect the unexpected because there's such quality players, quality coaches. Every game there could be a surprise. This is my fifth year here, and that's why you play the game. You never know with the talent. But I think it's going to be close from here on out. I mean, it's November. You can't get really excited about a win, and you can't get too down about a loss because I think the competition is going to be really close in our group. La mia aspettativa è di attendermi l'inaspettabile, nel senso che in realtà è un gruppo in cui le squadre sono molto vicine l'un l'altro. Sono 5 anni che gioco qui, che alleno qui e ho visto in realtà anche negli anni precedenti comunque sia che novembre è uno di quei mesi in cui non puoi veramente emozionarti troppo rispetto a una vittoria oppure deprimerti troppo rispetto a una sconfitta. Ormai insomma le squadre sono vicine e quindi penso che fino alla fine di questo girone in realtà andremo così avanti e vicine come squadra. Thank you. Grazie. Thank you. Okay.